Quanto tempo dovrebbe restare il deumidificatore acceso? Tutto il tempo che serve, ma adesso ti spiego. Ciao, sono Giuseppe la Chiappamuffa e anche oggi sono in Piazza Duomo all'alba per spiegarvi, ed è anche arrivata la pioggia, come gestire un deumidificatore. Allarme spoiler, state per scoprire l'acqua calda. Il deumidificatore è uno strumento miracoloso, salva vita per molte abitazioni, perché riesce a togliere l'acqua dall'aria umida e restituire dell'aria più secca, e quindi il tasso di umidità si abbassa. Nella stragrande maggioranza dei casi il deumidificatore ha un suo sensore, anzi vi rilascia pure un livello di umidità, e mi viene da dirvi, in giornate piovose come questa, quando magari il livello di umidità sale intorno al 70-75%, potremmo anche accontentarci di ridurre di una decina di punti il livello, perché se dovessimo arrivare per forza a ottenere il famigerato 50-55%, che quelli bravi ci dicono essere il livello ideale di umidità, potreste avere una bolletta inaspettata e soprattutto dovreste doverlo tenere acceso veramente tante ore. Quindi ricordatevi che il deumidificatore è uno strumento di supporto quando i livelli sono troppo alti. Non potete tenerlo acceso H24 per stabilizzare l'umidità, perché altrimenti è come raccogliere il mare con un cucchiaino. Quando il livello di umidità si riduce QB, come in cucina, possiamo dire che per il momento la sua missione si è esaurita. Per essere ancora più sicuri, mi munirei di un igrometro esterno a parte per poter controllare meglio il livello, perché il sensore installato nel deumidificatore ovviamente misura ciò che è intorno a lui. E da Piazza Duomo è tutto, mi sa che oggi è una giornata per i deumidificatori. Ciao da Giuseppe e basta muffa!